ci fa soffrire, discutere, spesso anche litigare, ma quando non c'è, ci manca. Oggi è tornato con due arbitri in più, qualche campione in meno e le panchine lunghe, ma sempre con la stessa voglia di emozionarci solo per un gol. Rieccolo il campionato, riparte da Firenze. Coda. Davanti a cercare lo scatto da parte di Muriel, posizione regolare, Muriel forse voleva fare il pallonetto, ha comunque sbagliato tutto. Ancora Jajic con il tacco per Pizarro, in mezzo c'è Pasquale, pallone buono per Jajic che si gira, Berkic! Parata di Berkic su Jajic. Eccolo Romulo, può caricare il destro, esterno della rete per Romulo. Attenzione, pallone dentro per Maico Suell, in area di rigore, Maico Suell! Il campionato comincia nel segno di Maico Suell, il brasiliano che segna al debutto in Serie A. Che giocata, soprattutto di Muriel, che va a ricevere palla tra le linee, non l'aveva mai fatto in questa partita e poi trova l'inserimento in profondità del compagno. Jajic che si gira, ancora Jajic, grande giocata di Jajic. Insiste la Fiorentina in questa fase, il cross in mezzo, Jovetic si gira, c'è una deviazione, Jovetic regala il sorriso a Firenze, 1-1 al 22esimo con una deviazione fatale a Berkic. Deviazione decisiva, ma lui bravo a smarcarsi tra la linea della difesa e il limite dell'area di rigore. Parte Pasquale, tira e colpisce il palo, forse con Berkic che l'ha toccata. Cambia campo per Jovetic, una bella palla, Jovetic aggancia benissimo, in area di rigore, Jovetic prova a piazzarla, yo-yo, fa impazzire l'Artemio Franchi, il finale viola, 2-1, Jovetic. Che giocatore! È straordinario, si è andato a cercare la posizione dove poteva mettere in difficoltà la difesa dell'Udinese. Jovetic segna, Firenze sogna, 2-1 contro l'Udinese. Io penso che la vittoria l'ha meritata, eravamo andati in svantaggio immediatamente, invece poi abbiamo ribaltato alla grande, questi due punti ci premiano. Sicuramente iniziare col piede giusto fa bene di morale, fa bene per i tre punti, quindi siamo contenti.